Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo con Pietro e Enrico. Oggi faremo una challenge dove Giuseppe ci darà degli argomenti su cui noi dovremo fare delle domande. Io a Pietro e Pietro a me. Se rispondiamo bene a queste domande non ci accadrà niente e vinceremo un punto. Se sbagliamo, se vediamo delle risposte errate, Giuseppe ci butterà un bicchiere addosso d'acqua. Iniziamo. Allora, il primo argomento sarà sport. Inizierà Pietro. Federer che sport fa? Calcio. Dove sta l'avano? Tocca Enrico, vai Enrico, fai la domanda a Pietro. Allora, quando ci saranno i mondiali di calcio? Nel 2025. No. No, nel 2022. Nuovo argomento, il prossimo argomento sarà cucina. Allora, no, vai. Tu, vado io. Allora, come si fa il tiramisù? Allora, il tiramisù si prendono i savoiardi, si bagnano nel caffè appena, giusto 3 secondi. Allora, per prima si fa la crema, che si sbattono le uova con lo zucchero, eccetera, un po' di vanillina se si vuole. Poi si mette il mascarpone nella crema. Vabbè, lo so fare perché l'ho fatto molte volte il tiramisù da solo. Ok, un punto per Enrico. Ok, un punto per Enrico. Come si cucina la parmigiana? Porco giù. Come si cucina la parmigiana? Non lo so. Vabbè, e poi addio. Allora, la parmigiana, vabbè, si fanno le melenzane, cioè. È tipo come fare la lasagna, solo con le melenzane. Ok, allora, prossimo argomento sarà le auto. Allora. Non c'è la domanda? La sei scordata? Ma no, l'ha progettato la Tesla? Attenzione, rileva il telefono. No, il nome? Non mi ricordo. Non Elon lo so. Musk, Elon Musk. Allora? Alla salute! Ti faccia Enrico! Dopo però te faccio. Allora, tocca a Enrico, fagli la domanda. Un attimo che la vedo, allora. Allora, chi è il creatore della BMW? Il creatore? Della marca BMW. Dieci secondi per ogni risposta, dai. Un inventore tedesco. Sei tedesco. Ma no, nome. Devi dire il nome proprio. Come Elon Musk. Qual è il nome? È arrivato pure a me. Qual è il nome? Qual è? Non lo sa lui. Tu lo tieni segnato. Tu hai fatto la domanda. Ma lui non lo sa. Ero dimenticato, aspetta. In questo caso bisogna darlo pure a lui. No, è vero. Ma lui non lo sa. Cioè non è vero, Enrico, leva. Ma perché leva? Perché può dire? Quindi un punto a me. Un punto a me. Ebbene, lo bagnavi pure te un punto perché le sbagliate. Eppure la secchiata d'acqua. Se sbagliato, ci devi pigliare più. Vabbè, dai. Prima. Prossimo argomento sarà un videogioco, un videogame conosciuto come GTA 5 Grand Theft Auto. GTA 5? Okay. Faccio. Chi è il compagno della storia di della storia? Dici sempre che si è giocato, allora se no la sbaglio. No, ma le storie non le ho fatte io ho giocato. Ok, allora. Aspetta. Guardi più l'acqua perché. Non la so. Chi è? Lamar. Bravo. Dove c'è il telefono? Il telefono di Enrico. Ok, tocca ad Enrico una domanda che io ho suggerito io. No, dai, non è troppo difficile. Allora. No, non è facile però. Ci stanno missioni secondarie o folli su GTA? Oltre a quelle là sconosciute folli? Secondarie oltre a quelle là sconosciute folli? No.
Sì, sì, ci stanno. Quello è là ogni volta che tu vai per la strada e ci sta tipo il pallino blu con la missione. Ma quelle non sono missioni. Sì, non sono le missioni. Soggetti, non sono. E se vedi le statistiche ti dà sempre come una missione. Allora. Allora. Prossimo argomento sarà telefono. Ah, qua dovrei sapere. Già, vai. Allora. Siamo ancora 1-0 per Enrico, ricordiamo. No, 1-1, sento che Enrico si è dimenticato la risposta. Alza il telefono. Ya, fino a stare per ci ha fatto stasera. Ma io non ne so di telefono. E fai una cosa. Ma tanto lo indovini. Fai una calcola di figli. La marca di telefono che ha. Mio padre. Che ha tuo padre? vabbè, ma queste sono cose familiari, che non è che. Mica ci sono anche domande generali dei telefoni. Tu si possono anche mettere domande personali e tu ne hai messa pure una. Allora. Sì. Samsung? No, Motorola. Motorola. Pure in faccia a me. Il mio telefono. Godo. Vai Enrico, vai Enrico a Pietro. Allora, io faccio domande personali. Allora. Le capre che. C'è un asino, ragazzi. Ma sta venendo qua. È là davanti. È un cinghiale. Sì. Cosa? Grigio scuro marrone. È marrone. Sì, sto a chiamare, sono che se posso valcare. Voi altri sono attenzione, qua ragazzi, siamo. Può essere dietro l'albero da qualsiasi parte. Attenzione, sì. Che l'ho visto là? Qua dovevamo. Si muoveva qualcosa. Enrico, quando l'ho visto, sai dove era? Era qua precisamente, era qua sotto. Sì, l'ho visto. Era qua. Dove? Era là, io l'avevo visto. Era là, sì. Non so se ne sta lì. Allora, passiamo alla prossima domanda. Scusate, abbiamo interrotto la registrazione, ma era passato o un mulo oppure un cinghiale. Non abbiamo riconosciuto bene. Le registrati i versi che ha fatto. Sì, abbiamo registrato. Abbiamo registrato i versi, però non abbiamo registrato la parte dove stavamo scappando tutti. Pietro ci ha fatto nella domanda, non la faccio. Qual è il miglior camera phone? Che si vuole Best Buy. Best Buy. No. Come quella di Michele? Questo secondo me? No, Huawei P40 Pro, senza i servizi di Google. Ok, adesso prossimo argomento saranno computer. L'app qua è pronta per prendere le persone. Però posso fare pure personale, cioè. Sì, sì. Ma scusa, io non so la sua vita, come faccio a sapere queste domande personali, scusa? Eppure tu. No, queste domande è ovvio che perdo sempre. Ma io non so farle io. Se noi dobbiamo fare delle domande per, tipo, io tengo una casa in campagna, che computer tengo là, scusa, che ne sa lui? Vabbè, sì, questo qua mi appunto. Abiti a fianco a me, ma mi vedi? Ma mica io vengo sempre a casa tua e che computer hai? Una rissa in corso. Bagniamo a tutte e due, facciamo le prima. Le domande che io non ne so di computer. E poi pagare. Faccio io l'operazione. Allora, per non la so, perché è una cosa normale che non la so. Allora, e a quella domanda che più... Che ti può fare? Che computer fa? Hai pubblicità già? Vabbè, aspetta. Ok, allora... Grazie, non ovvio che perdo. Che computer fa? MacBook. Vai, Enrico, fai la domanda a Pietro. Ok. Una ventola serve nel computer? Sì, per raccogliere il sistema. Faccio una domanda. Introdotta io. Vabbè, allora, prossima argomento. Siamo 2-1 per Pietro. Prossima domanda sarà la scuola. Cioè, che devo chiedere? Una domanda personale anche. Quale materia mi piace di più? Ah, quale materia mi piace di più? Materia scolare. Sta così, chiede sempre. Geografia o storia? Geografia. Matematica. Pronto? È la seconda geografia. E storia la terza. Tocca a allora, qual è la mia materia preferita? Ci sto pure un moscerino in questa. Avevo fatto la domanda. La domanda. C'è pure una formica. La mia materia preferita. Aspetta,
da quello di Yaku. Un pochettino troppo, no? Prova a buttare, dai. Dico. No, no, è scontato che Enrico piace arte. Ma è scontato, ma i pantaloni sulle scarpe. A me come mi ha fatto a me in faccia? Abbiamo riparato tutte le cose che mi ha affiliato prima. Allora, il prossimo argomento sarà geografia. Ma qua l'acqua diventa sempre di più. Qual è la regione più piccola d'Italia? Allora, Stato di San Marino, Vaticano. No, Valle d'Aosta. Cercata su internet? No, abbiamo cercato anche su internet per avere maggiori... Pronto? Vedrai che ti dicono i vulcani. No, Valle d'Aosta. Allora, abbiamo cercato su internet, sarà proprio con Google, no? No. Perché io, scusa? È vero, scusa. Ma perché io, scusa, perché io? Scusa, se io mi sto bagnando in ogni, man. Mi sto bagnando in ogni man. Mamma mia. Cioè io mi sto bagnato in ogni man. Vabbè. A me mi bagni anche dopo ho fatto il video. Scusa, perché mo mi devo bagnare? Io sto sbagliando. Andiamo, allora. Ma qual è la frase? Mi bagno la frase. Non ti bagno se sbagli. Il cameraman vi vuole bagnare, il cameraman. No, no, aspetta, poi ti faccio una domanda. Qual è la capitale dell'Italia? Non bagniamo Enrico se sbaglierà. Perché prima mi ha bagnato per senza niente. Per sbaglio. No, Reykjavik. Ok. Ok, allora passiamo a... Qual è questo? L'ultima domanda di questa mangia sarà storia. E dopo facciamo qualche altra domanda a random. Allora, in Basilicata c'è sta qualche rimando storico? Vabbè. Sì, ci sta il ponte di Annibale. Bravo. Ci stanno le pietre, i sassi di Matera. 3-1 per Pietro. Al perdente gli arrivano 2 bicchierate d'acqua. No, al perdente gli è tutta la conga d'acqua. Dopo che l'ha già risposto Pietro. Gli imperi più grandi prima erano. Quali erano? Sì, sì. Atene imperi, il vero? Ah, il vero ottomano. E poi? Il vero greco. Vado, l'impero romano è l'impero più grande. Ma si sa, dai, non romano l'ho detto, però. No, non hai detto romano. Non si può schivare l'acqua, se non è troppo facile. Vabbè, prima ma perché prima è andata. Vabbè, qualche domanda random su cose personali. Fate colazione la mattina? Mi deve buttare l'acqua. Pietro fa colazione la mattina? Se rispondi bene, prendi un burro, se no. Alcune volte dipende, perché alcune quando ne ha un po' voglia fa tipo un po' di latte, una broccolina su una bruscina. Però no, è vero? Ah no, non il latte, però la bruscina oppure una. Non lo può sapere questo, non lo possiamo parlare. Vabbè, questo qua è soltanto da fare colazione, non cibo e cosa. Allora non bagniamo nessuno. Enrico fa colazione? Sì. Mo' bisogna bagnare. Tipo stamattina anche non l'ho fatta, anche le colazioni. Solo quando vado a casa degli altri, se poi qualcuno mangia. Ok. Un bacio. Siamo 3-1 ancora per Pietro. Ma io a 2. Io ho indovinato quello di Pietro. 3-2, vero, scusami. Le ultime, se Pietro perde... L'ultima domanda, questa qua, se Pietro indovina, indovina. Allora, devo un pochettino vedere... Ma questa è l'ultima perché ma siamo 3-2. Non ha senso. Perché... Ma tu hai chiesto anche quale computer io. Anche sì, ma come faccio? Questa la tagli, Michele. Quella tagli. Scusa, io ti potevo dire... Ma tu perché quando veniamo a casa tu dicevi che io la mattina non è che mangio, perché te l'avevo chiesto la vostra. Perciò già lo sapevo. Ma non ho mai mangiato. Qua, non a muro. Qua, quando veniamo ancora l'anno scorso a fare... le pigiama party. Vabbè, ok, metteremo dissing. Vai la prossima domanda. Il bicchiere è mio. Ragazzi, ora stiamo riempiendo la conga di acqua perché Enrico ha perso. È perché Giuseppe Frocio che ha buttato l'acqua. Quindi ma ora la stiamo riempiendo. Ragazzi, grazie per la visione di questo video, lasciate like, iscrivetevi al canale e scrivete nei commenti se volete altri challenge come questi, oppure delle esplorazioni. Adesso Pietro sarà una conga piena d'acqua perché gli ho perso la challenge. Arriverà fino a Polskitz, quindi meglio allontanarci. Ehi ragazzi, scrivete nei commenti.
se io ho perso legalmente oppure no, perché Pietro ha fatto domande riguardo suo padre, che io manco sapevo. Le regole non vincolavano questo, quindi yeah, è una vabbè. Saluta. Grazie ragazzi, ciao. Ciao, ciao Aliu.